Tra i servizi di ieri che mi hanno molto colpito, direi ieri, 19 marzo 2017, c'è stato anche questo che a breve vi enuncerò e vi spiegherò, che si intitola per l'appunto LSD, una vecchia droga presa in modo nuovo. Questa iena nuova che si chiama C-Skin, come si legge su internet, che realizza questo servizio molto Boschino, scusate, che realizza questo servizio molto interessante e dettagliato. Ci parla di questa droga, un'antica droga vecchia, che soprattutto ebbe la sua, come dire, fortuna, il suo apice di successo negli anni 60 e 70. L'LSD, una droga sintetica che si può prendere tranquillamente in piccole dosi, quindi in microdosi, che però vi dico che fa, secondo la mia opinione, molto molto male. Il corpo diventa quasi alienato dalla testa. Si vedono cose incredibili, totalmente diverse, totalmente nuove, totalmente appunto eccitanti. Si va in paranoia, si possono avere disturbi depressivi, si possono avere disturbi della personalità, del comportamento, addirittura possono esserci attacchi di panico. Tutti questi sono ingredienti che fanno sì che una piccola dose, una microdose possa provocare. Cioè, una dose, scusa, non una microdose, una dose possa provocare danni ed effetti terribili. Però, da come ci fa vedere questo servizio qua, la iena Boschin, una iena che non ho mai visto ma che ieri abbiamo avuto il piacere di ammirare, fa questo reportage in cui fa capire che ci sarebbero delle microdosi, o meglio, sono delle microdosi di LSD e che questo LSD che alcune persone, alcuni lavoratori assumerebbero perché queste microdosi potrebbero dare a queste persone che assumono queste microdosi degli effetti, nel senso che diventerebbero dei lavoratori più efficaci e più efficienti, quindi sarebbero lavoratori, per così dire, più produttivi rispetto all'attuale status e quindi nel momento in cui non prendono l'LSD. Nella Silicon Valley, che è la zona dove queste microdosi, appunto, i lavoratori prendono. Le microdosi sono quelli della Silicon Valley, che adesso non mi chiedete dove si trova specificatamente, ma penso che sia in territorio americano, può darsi una città o uno stato degli Stati Uniti d'America. Oltre a tutto questo, una persona di buon senso si chiede: ma dove la trovo una microdose di LSD? Beh, queste persone, come penso ben sapete, di cui già una iena tempo fa ci ha parlato, esiste il Deep Web. Che significa Deep Web? Diciamo così, internet nella veste che non si vede, quindi è il lato oscuro di internet. E proprio in questo lato oscuro di internet che si può andare a comprare la microdose che si vuole e poi si può far arrivare direttamente a casa senza aver bisogno di fare chissà che cosa. Nel Deep Web non si possono comprare solamente droghe leggere e o pesanti, anche stupefacenti, anche alcol, superalcolici, anche vodka, quindi, e anche delle pensate armi. Quindi si può arrivare addirittura a comprare nel deep web, quindi nel lato oscuro di internet, le armi per eventualmente uccidere, oppure per provocare chissà quale casino, quale catastrofe. Beh, alla fine il servizio si conclude con la iena Boskin che si vede lei con un signore anziano, il quale fa un uso di questa sostanza, dell'LSD, il quale addirittura spiega quello che vede. Quindi vede una caverna, vede una donna nuda, vede per terra una voragine, insomma, vede cose assurde e totalmente alienanti. Ci vorranno, come avrebbe detto la stessa Boschina, questa iena italiana, 10 ore di tempo affinché l'effetto svanisca. In questo caso, come vi ha fatto vedere la stessa Boschina in questo servizio, ci è andata bene, gli è andata bene a lei. Le è andata bene perché comunque l'uomo, il signor anziano, non ha avuto effetti collaterali particolarmente evidenti. È rimasto tranquillo, è rimasto sereno, è rimasto calmo, è rimasto sereno e tranquillo. Al massimo quello che ha fatto è stato semplicemente un ballo, quindi un balletto,
ma non è andato fuori di testa, non è partito con la brocca, non si è mosso in modo eccitante o eccitato, è rimasto in modo tranquillo nella sua situazione, ogni tanto si è messo seduto ed ha accennato un balletto, forse anche per il fatto che ha un'età piuttosto elevata. Sta di fatto che con l'LSD, secondo la mia opinione, non ci si gioca, infatti nella parte finale del servizio la Iera Boschini ci fa vedere tantissimi altri casi di persone che hanno assunto questa droga così potente e hanno avuto effetti veramente deleteri, in primis sul corpo, in secundis sul cervello. Sembravano quasi posseduti dal demonio, vedevano mostri, figure strane, figure abominevoli. C'è stata l'amplificazione delle sensazioni che sono diventate sensazioni veramente grandiose, immense, quasi incredibili da provare, e al tempo stesso la persona, addirittura una persona, si è buttata giù dalla finestra in preda alla crisi più totale per colpa di questa terribile droga, la LSD. Grazie di cuore a voi tutti, iscrivetevi, commentate e un caro saluto da parte mia.